Secondo lei, perché a scuola non si fa la raccolta differenziata? E non si fa per mancanza anche di tempo, ma perché non ci sono abbastanza contenitori per poter fare la differenziata. E poi anche i ragazzi dovrebbero collaborare su questa cosa. Sì. Cosa potrebbe facilitare la raccolta differenziata nella scuola? Beh, ci vorrebbero dei contenitori appositi nella classe, ci vorrebbero 3 contenitori come minimo, che possa distinguere la divisione di questa spazzatura, volendo, dai, carta. Lei cosa pensa di poter fare al riguardo? Prima di tutto bisognerebbe parlare con i ragazzi per dargli delle giuste indicazioni, come poterla fare, perché è vero che in classe non ci sono i contenitori, però all'esterno della classe ci sono i contenitori, però comunque continuano a buttare la plastica nell'indifferenziato, ecco. Grazie. Prego. Buongiorno, vorremmo farle un'intervista riguardando la raccolta differenziata. Prima di tutto, come si chiama? Davide Sciano. Le vorremmo proporre varie domande. Se a casa fai la raccolta differenziata? Sì. Quindi differenzi umido, plastica e carta? Sì, l'umido no. Ok, grazie. E la seconda domanda è, ti capita mai di dover portare fuori la spazzatura quando sei a casa? Sì. Se vedete qualcosa che non è nel posto giusto, fate qualcosa? Sì, a metto nel posto giusto. E sei in classe, com'è che fate la raccolta differenziata? C'è la carta e il nero. Quindi non è proprio completa, ci sono 3 cestini? No. Ok, grazie. Quanti rifiuti trovate per terra alla fine della giornata? È un po', un bel po'. Soprattutto la carta? Sì. Pensi che in classe ci dovrebbero essere anche cestini della plastica? Sì, per me ci dovrebbero essere. A casa, capita mai di dover fare la raccolta differenziata? Sì, la facciamo tutti i giorni. Ok. E ti capita di dover portare fuori l'immondizia? E se sì, quando trovi qualcosa che non va, la raccogli o la lasci lì? Sì, solitamente insieme a mia mamma portiamo giù la spazzatura e se trovo qualcosa al posto sbagliato, cioè, quindi se trovi della plastica dentro l'indifferenziata la rimetti al suo posto? Sì, se ho tempo. Oh, quanti rifiuti trovate nei cestini quando uscite dalla giornata scolastica? Tantissimi, il cestino è quasi pieno. Pensi che in classe ci dovrebbero essere, oltre ai cestini della carta, anche quelli per la plastica? Sì, perché uscire a portare fuori la plastica tutto il tempo è... noioso, ok. E pensi che la raccolta differenziata sia una cosa corretta? Sì, perché? Beh sì, perché comunque si rispetta il pianeta e si raccolgono cose che possono essere usate. Buongiorno, vorremmo fare un'intervista riguardante la spazzatura. Per prima cosa, come si chiama? Pierantoni. Le vorremmo fare varie domande. La prima domanda è se lei a casa fa la raccolta differenziata. Sì. Quindi differenzia umido, carta e plastica? Esatto, anche vetro. Ok, grazie. La seconda domanda è se ti capita mai di dover portare fuori la spazzatura quando sei a casa. Andare a casa. Sì, sempre. Ah, ok, grazie. La terza domanda. Nella casa. Sì, sì. Ok. La terza domanda è se vedete quando va a buttare la spazzatura, se vede qualcosa che non è nel posto giusto, la spostate o la lasciate? La sposto. Lei se pensa se la raccolta differenziata sia una cosa corretta? Certo. E perché per lei? Perché così si può riciclare quello che si può riciclare e si consuma di meno, si inquina di meno. L'ultima domanda è se sa come si fa la raccolta differenziata? Sì. Per lei sarebbe utile mettere dei cartelli qua a scuola sui bidoni per far imparare a tutti come si fa la raccolta differenziata? Sui bidoni esterni del cortile? Amici? No, in classe. Ma sì, potrebbe aiutare. Ok, grazie, arrivederci. La raccolta differenziata, e se sì, le capita di dover portare fuori l'immondizia? Faccio la raccolta differenziata e conferisco l'immondizia nell'apposito deposito dell'immondizia del condominio. E se vede qualcosa che non ha il posto giusto, cosa fa? La butta? Cioè, la prende e la butta nel posto giusto? Sì, se ho la possibilità di farlo, la sposto nel bidone corretto. E nella classe in cui insegna fate la raccolta differenziata? Per quello che è possibile fare, purtroppo solo la carta, e poi durante le feste faccio raccogliere la plastica e la faccio portare nel bidone della plastica in fondo al corridoio.
E alla fine delle lezioni, secondo lei il cestino com'è? Cioè, come lo trova, pieno o principalmente trova carta o cosa trova principalmente? Allora, ho il cestino misto, ho lo scatolone con la carta e i miei alunni non escono dalla classe finché la classe non è in ordine, quindi per terra non ci deve essere assolutamente nulla. Pensa che ci dovrebbero essere dei cartelli in cui si spiega come si faccia? Non credo che siano utili i cartelli, è più utile la sorveglianza degli insegnanti, perché i ragazzi notoriamente i cartelli non li leggono. Grazie. Allora, vogliamo sapere la sua opinione al riguardo del fatto che non ci sono cestini della plastica in ogni classe. Allora, io sono il primo a lamentarmi di questa cosa, perché giustamente la differenziata va fatta dappertutto ed è giusto che viene eseguita. La scuola, in questi anni in cui lei lavora qua, ha mai ricevuto multe per la raccolta non fatta bene? Sì, ho ricevuto due multe, tantomeno io ho le fotocopie che sono qua a vista.